Allora, noi siamo partiti nell'80 quando avevamo messo su questa bottega a Cartura, con una cassa rurale di Cartura si chiamava, allora, e ci ha aiutato, ci dava lavoro. Abbiamo cominciato col commerciale e tutte quelle cose che servivano alla banca e siamo andati avanti con questa ditta qua che ci dava 30-40% di fatturato, però tutta roba commerciale, fogli, plichi, buste, cose sono commerciali, ecco. Ci ha aiutato molto la Confesercenti e noi siamo, tra virgolette, la tipografia storica, siamo nati quasi assieme con la Confesercenti. Noi possiamo ringraziare moltissimo la Confesercenti perché insomma ci ha dato lavoro, ci ha dato la possibilità insomma di andare avanti. Allora io sono stato molto fortunato di aver trovato un socio, abbiamo avuto nei confronti di uno molto rispetto, ognuno aveva le sue idee, ognuno aveva il suo modo di vivere, però lui era molto, per fortuna dico, molto razionale, io sarei molto più, sì va bene, mentre lui sarebbe, ed è così che siamo cresciuti fortunatamente, perché sarà per me, forse non so. Una volta si facevano le lastre, si facevano le pellicole, si montavano le pellicole sul tavolo luminoso, si facevano le lastre e poi si metteva in macchina offset e si stampava, c'era tutto un procedimento che si chiamava la prestampa, mentre adesso esiste più, perché adesso vai a video, a computer, imposti lavoro, ti viene fuori direttamente la lastra e stampi. Se noi diciamo quel giorno là, se loro ci dicono ci serve, quel giorno là noi lo facciamo quel giorno, a costo di fare il salto, di rimetterci, no? Ah, però quel giorno là, ecco, la parola, come si dice, l'onestà dopo anche, perché se noi diciamo un prezzo è quello, non è che mettiamo di più perché ci siamo fregati. E dopo anche perché appunto facciamo lavori molto fatti bene e soprattutto merito sempre del socio, che lui controlla tutto, perciò errori difficili che vanno fuori da noi.